Parliamo di The Sims invece. Oh. Guarda, adesso è il gioco preferito delle ragazze bianche americane, cioè tuttora. Che cosa mi sono perso? No, nel senso, comunque dico, vive ancora molto fan. Francesco categorizza tantissimo, però sì, ma sto scherzando. Posso confermare che è un gioco molto apprezzato da non videogiocatrici di pubblico, insomma, femminile. Esatto, è quello che stavo dicendo. Mi spiace categorizzarle così, però è molto vera. Però l'hai fatto, hai visto? Tra l'altro. Io l'ho detto. Visto, io l'ho detto scherzando, ma appunto è quello che intendevo. Perché assolutamente tutte le persone che conosco, più o meno della mia età, sono videogiocatrici di The Sims 4 in particolare. L'unico mio problema con The Sims è che non c'è modo di giocarlo senza i DLC. Tu devi avere i DLC, altrimenti non puoi fare niente. Ma infatti non adesso te li danno di base, tipo i DLC. No, ce ne danno tre. Se tu vuoi i DLC, sono, io ho messo tutto nel carrello per vedere il prezzo, sono quasi 900 euro. Per averli tutti. Sì. Tutti che sono quelli piccoli e quelli grandi DLC, sono quelli solo di oggettistica e quelli anche ambientazioni, sono 875 euro più o meno. Praticamente Trade Simulator, cioè. Comunque, e poi Nicola, abbiamo giocato The Sims 4 insieme un po' di tempo fa, abbiamo creato una specie di prigione con delle piccole stanze in cui far morire la gente e non avevamo nessun DLC installato. Vuoi dirmi che con i DLC si possono torturare le persone in maniera più profonda? Ipotizzo di sì. Madonna, ma guarda che fare un video con, ma già il titolo, no? Abbiamo comprato 900 euro di DLC di Sims. Ah sì, esatto. Un milione e mezzo di visualizzazione. Poi io ho provato ad andare nei siti di chiavi. Sono andato su Instant Gaming, su anche costano quelli comunque peggiori, tantissimo. Costano e poi sono tutti frastagliati. Ti danno il pack da 3, il pack da 5, quello singolo, quello. Cioè, se tu vuoi prendere gli ufficiali, devi pagare. No, ma a parte tutto, devi farti una cultura dei DLC. Perché praticamente, cioè, non è facile. Perché magari c'è quello che comprende anche quello, però non devi prendere quello che c'ha quell'altro, quello è un casino la sì, questione è, dei DLC. È un macello, sì, è un macello. Comunque io nel tempo ho maturato quest'idea, cioè se piace tanto ai ragazzini o anche ai ragazzoni Minecraft, perché praticamente è le costruzioni Lego, però versione diciamo da grandi più strutturata, The Sims è la casa delle bambole, versione, sì, vero, versione digitalizzata praticamente. Esattamente, sì. Infatti però ci sono video. A parte il fatto che io e Nicola siamo riusciti a buggare The Sims, abbiamo buggato la morte. Continuavo a falciare la stessa persona già morta. C'era la morte che non andava mai via. Noi non potevamo giocare, c'era perennemente la morte che falciava la tomba di questa. Sì, ma a un certo punto sembra che veramente, cioè, facciamo apposta di rompere le cose. Vi giuro che certe volte, la maggior parte delle volte non è così. Poi ci sono le volte, Però la maggior parte no. No, ma pure oggi sempre con quel gioco. che non posso alla fine abbiamo buggato un combattimento e tutto il gioco si è bloccato, non ci faceva più andare. lì era facile, mi rendo conto, però cioè, ogni volta che giochiamo succede almeno un paio di volte.